Trasferta amara per l'Albino Leffe che anche ad Ascoli spreca occasioni e subisce altri due gol per la seconda sconfitta consecutiva. Alla fine i baffi che sorridono sono quindi solo quelli di Gustinetti. Mondonico, oltre al sorriso, perde anche la parola, non presentandosi in sala stampa. I padroni di casa sono i primi a rendersi pericolosi. Il calcio di punizione di Pederzoli viene bloccato in due tempi da Tomasic. Foglio, schierato a sinistra del 4-4-2 seriano, sfonda sulla fascia e mette in mezzo per Martinez, che non riesce a concludere. Al 20esimo, Sommese estrae dal cilindro un gol spettacolare. Il capitano dei marchigiani in stato di grazia vorrebbe ripetersi poco dopo con una preziosa palombella che però termina alta. Dopo la mezz'ora si rivede in avanti l'Albino Leffe. Prima Garlini ruba il tempo di testa a Torri, poi dopo un tentativo in acrobazia di Bonvissuto, Leandro Martinez si ritrova sui piedi su splendido assist di Bombardini, la più grande occasione del match. Prima del fischio finale del primo tempo, Foglio si ripresenta sulla sua fascia e mette dentro per Torri, che non riesce ad essere incisivo. Dall'altra parte Lupoli, su cross del brillante Giorgi, mette a lato da buona posizione. La ripresa inizia con l'Ascoli in area bergamasca e nel giro di un minuto Tomasic si oppone attento a due conclusioni, prima ad una bella rovesciata di Bonvissuto e successivamente ad un cross basso insidioso del solito Sommese. Il forse in bianco-nero continua e al 12esimo l'ex Arsenal Lupoli fa gridare al gol i suoi tifosi. L'Albino Leffe prova a reagire per due volte, Torri va vicino al pareggio, ma Guarna è sempre attento sia sul colpo di testa sia sul diagonale scoccato da buona posizione. Le speranze seriane però vengono bruscamente interrotte al 22esimo, quando Gazzola, su azione di calcio d'angolo, supera per la seconda volta Tomasic. L'Ascoli prova poi addirittura a dilagare, ma Piccini è attento sulla linea di porta a salvare ancora una volta su Lupoli. Un minuto dopo, al 26esimo, è invece Bombardini a farsi vedere con una bella conclusione da fuori area. Guarna è ancora una volta pronto. Prima dello scadere è ancora Ascoli con lo scatenato Lupoli, che manca clamorosamente in area su cross al volo di Giorgi, e con il fresco ex Cristiano che di fronte a Tomasic lascia partire un destro innocuo. L'unico punto raccolto in tre partite preoccupa l'ambiente, ma i primi bilanci si faranno dopo i prossimi due incontri casalinghi contro Varese e Crotone.